dato un fumo. Ma non stava terreno per no, 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 lo faccio da qui, cornuti. Buongiorno. Buongiorno. Ha avuto la bolletta dell'Atari? Non ancora. No. Stanno arrivando, stamattina avrete la sorpresa, arriverete a casa con i cassonetti sotto il braccio e trovate la sorpresa. Come mai? Sono le 8, inizia alle 9 la distribuzione, vi vedo già qui presenti, come mai? Che è successo? Ma tutto bene, che è successo? Che non stare sotto il sole più tardi. Non è un fatto normale. Io sono... Perché? Qui noi regolarmente paghiamo. Certo. Oh. Allora, come ha fatto la Sangalli, così dovrebbero fare loro. Certo. A porta a porta. Mo, non vedere alle 8. Mo, se vieni fra un quarto d'ora, 20 minuti, e con il sole a 35 gradi, con le patologie che abbiamo, danno un problema. Nieve, ma stai lì, dentro. E io non c'ho dolce. Quindi lei lamenta un servizio in meno praticamente, però un servizio in meno che non verrà neanche ricompensato con uno sgravio in bolletta. Quindi lei pagherà uguale o di più, perché qualcosa in più, senza avere un servizio. Bravissimo. Ma pagate chi? Che fu chiamata? Io sono un invalido, sto su una gamba amputata. Insomma, io mi stanco a stare non solo là. Alle 9 è previsto l'orario, però come giustamente abbiamo sottolineato, noi abbiamo 32.000 utenze ad Andrea che dovrebbero venire qui a ritirare questi cassonetti. Siamo nel periodo praticamente di agosto, siamo al 29 luglio. Secondo voi perché è nata questa cosa? Non lo so, questo me lo fate. Per l'incapacità politica. Per l'incapacità. Perché i nostri signori che stanno al comune se ne fregano delle allora, diciamo, della, della gente. Questa cosa è venuta a chiamare proprio questo, ma non è perché. Perché quando si può sciangare, perché proprio scasso per caso, no? Con il carpaghe, sì, e con il carpaghe. Allora, di questo fatto, un comune va a dire, bene a sparagnè, perché quel che non vuole, che vanno con il documento. Non è bene perché era questo uscì. Siamo d'accordo. C'è però attenzione. La cattedra, però bello. Attenzione, però poiché quelli che non sono in regola sono il 40%, c'è, significa 12.000 persone. Cenare der busta kid, kid va a accettare il circo mezzo la stroit. Allora forza, tenare il circo mezzo la stroit, fai conto a qualche idea. No, perché perché chi non paga? No? Pagano la ditta, c'è tu zè. Perché poi pagano la ditta per andare a pulire. E la ditta paga. E questi soldi chi li paga? Sempre noi. E ci manda sempre la bolletta. All'inizio si portava lì all'isola Colonia e davano i punti. Però io i punti non l'ho mai avuto perché dice che non funzionava mai. Era sempre rotto il computer. Poi non se ne è parlato più. Basta, è finito. Il problema è che qui non funziona niente, niente. Ascolta, io dico, le persone che vanno a buttare le buste piene, 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 verso la strada e va alla stazione, fanno schifo, ma è sempre una persona, sempre lui. Sono buste blu sul lato destro, ma questa persona nessuno l'ha lasciato in lumbocation. Sulla strada della stazione nuova, buste che stanno buttate, che non si immagini. E poi abbiamo le buste che si lasciano fuori, i cani le rompono e vanno per terra. Gli operatori ecologici non hanno una pala, non hanno un secchio e rimane tutto lì. Quindi a pochi giorni dalla partenza del nuovo servizio, perché c'è una nuova azienda, anzi un ATI, un'associazione temporanea di imprese con due società, come giudica il nuovo servizio?
Beh, i luoghi di camion sono bellissimi, luoghi, vabbè, quelli sono nuovi, giustamente. Però le strade sono più pulite o no? Questo è un problema. Non stanno sempre pulite, ci sono spazzature abbandonate da una parte all'altra. Quindi nessun miglioramento, anzi, con questo disservizio, perché non consegnare tutto il materiale a domicilio è un disservizio, oltre che un risparmio per le società, perché sono loro soltanto che stanno risparmiando. A rimetterci ci sono i cittadini. Lei come è arrivato qui? A piedi? Io no. Con l'auto. Quindi arrivare al palazzetto dello sport per 32.000 persone, utilizzando l'auto, con mezza città bloccata per i lavori da passaggio a livello. Scusate, ma non è da pazzi? Hai voi che da pazzi, più che da pazzi. O da incapaci, o da incapaci. Prego, ce ne andiamo con la nostra, come si chiama? Madonna, lei è venuto con la macchina? Sì, la col sindaco. Sono bene, Anafeo Lavorlord. Lei è venuto con la macchina, sì, qua. E quando arriveranno più tardi 1.000, 2.000, 3.000 persone per macchina di Aramamet? Questo è un problema. È un problema che non hanno valutato. Gli incapaci. No, qui in Andria, è proprio tutta la politica in generale. Posso ma parlare di Andria? Perché ci sono anche città dove funziona benissimo il servizio. Per esempio, Barletta funziona. Minervino, a Trani hanno consegnato a domicilio. Minervino funziona, è la città più pulita che sta nella Batta. Minervino, se andate a Minervino, è pulitissima. Anche Corato. Andria è l'ultima della Batta. Come va bene, pulizia. Noi vi facciamo gli auguri. Noi abbiamo un'altra battaglia contro le antenne, dove anche lì stanno sorgendo come funghi. Hanno fatto la città di Randen per Castella Anassa, dove ad Andria. No, questa è la città di colpa di con gli antenne. È colpa di quello che lo fa mettere la lanterna. Sì, però se si fa un piano di localizzazione di luoghi pubblici, tu il privato l'antenna non la puoi mettere più, perché ci puoi mettere l'antenna, adesso la metto nei luoghi che il comune ha individuato. C'è una serie di regolamentazioni, ogni idea un po' scercavo. Perché giustamente io, diciamo, se sono una palazzina, dico, e tu non la metti la lanterna, allora significa che quello prende una percentuale, dice, beh, pagami il condominio, certo. Non è sbagliato, perché la colpa è di chi la fa mettere, perché la non c'è programmazione, non dell'utente che bene la mette la lanterna. Beh, signori, ciò vedo oggi. Buona giornata. Lino van Arvoit, non tu pic. C'è va a fare un bel caffè in un frattimbo. Mi raccomando, calobì, ciò va a è praticamente vetro, organico. Carte e cartone, bus, scusa, ma se ne di andare a mettere questi stecchi dopo? Vado a mettere giù. Ah! Quasi! Ci barzellette! Ma noi stiamo correndo un po'. Ne la sa per da chi? Chi non ha più lavoro loro? Ciò, da chi padrì? Stanno in difficoltà, ciò, non ha più lavoro loro, non ha che nascente. Io non nasce, sì. Non la bacca che pagò. La città di beautiful, beautiful. Ma te lo vorrei dare anche qui. Beh, mi raccomando, mi ha trattato il bursi di idù. Non vi idù, ma avete detto. Un magistroi. Magistroi. Andatevi a pigliare un magistroi. Da mano. Mi diceva a me un magistrato, ti dà 10 anni a cash. Oh, sì. Adesso da cosa che? Al cristiano che fa un cacciatore sì, a chi cacciatore sì? Allora, mi raccomando, a Garboi, quando beghiotto lo bidun, do trattato il buon, che chi ce lo fa, vada a pagare se ne rei. Ce lo fa? Attenzione al bus, controllato, ci sei solo come al bus che hanno l'ultima volta, per caro. Vuoi dire una cosa? Sì. No, allora, due anni fa, non d'accordo, c'è lì pomato. Ho palazzato dello sport a Bidoia. Ma è andata a Rascio, a Dova. Io ho fatto la Dova. Sì. Chiamiamo Iola. Sì. No, sto andando a c'è lì pomato. Stiamo a fare l'intervista. Uccidere sì. Non dire perché. Ne mannacchi. Sono torricio. Per giuro mia madre che ti ha fermato. No. Che picco? C'è 17 amanti da più. Ma dai, c'è! Qui c'è più una mano. Sarò Barrusi. La telecam non la tinte, sa. Qui c'è più una mano. Allora, piace Carboetto. Qui mi dovevo andare. Andassi muniti con ci piscavo. Che drama, molto bacano. Dell'intestata. Ma perché? Ma perché? La testa. Ma che dove stai? Ti puoi comandare.
di cui hai testato l'altra volta perché frodo secondo me no comandante fa che ti tocca il patrucci internet diciamo più di denunzi è così. Non c'è ne sta. Ci sono testi del bel mia madre. Beh, certo. Non c'è ne sta. Ma andare meglio. Qua non posso mangiare. Le stesse che non andremo ne chi. E io c'è già la cieca che stai facendo. Io poi grafì. Ma perché se non c'è che voglio cambiare non fa la pancia. E ma così non c'è. Non c'è non so. Non c'è da aprire un minimo. Una mezz'ora. Scusa, c'è anche un problema, diciamo la verità. Voi siete persone come noi, no? Abituati anche ad alzarvi presto. Perché mettere le 9 e non le 7, per esempio? No? Che è più fresco. Voi fra un'ora, dopo 40 agroid, spero che vada tutto bene. Dove ci cavano per te là, comunque? Dove ci cavano noi la qua fresca, da un posto? Beh, signori, mi raccomando, lo vedo. Buona giornata, vi saluto tutti, buongiorno, non sono arrabbiato, mi raccomando, mantenete la calma, ci viene qualche signor che ha in difficoltà, i tatla per te a questo bidun, ma tutto facciamo che sia una garboid, va bene? Buona giornata a tutti, ciao!